prendi Romanée Conti, che è il domain famoso al mondo, Pinot Nero Borgogna, per decenni è sempre rimasto fedele alla sua natura, coltivazione biodinamica, massimo rispetto del terroir. Cos'è il terroir? Il terroir è la relazione, le relazioni fra le varie componenti, la natura, il suolo, il clima e l'uomo. Queste componenti si legano insieme grazie alla biodinamica. Il lavoro dell'uomo tende a esaltare tutte queste caratteristiche, esatto, che si diceva, non a andare contro, non a incentivare il lavoro con cose chimiche, ma bensì essere guardato. A seconda, spinge la natura ad allevare. Natura, suolo, clima, esatto. E il terroir l'hanno inventato i francesi, in Borgogna. Vabbè, il concetto anche la biodinamica, quel concetto di corno letame, tende ad far sì che ci sia l'intervento dell'uomo, perché va in qualche modo ad riempire le sioni con il concime, però questo concime, questa attività fa sì che il territorio sia più ricco di ferro, più ricco, esatto, di elementi che poi ovviamente vengono trasferiti anche all'uva stessa. Se vuoi, perché sembra una scelta data, una scelta diciamo caso, in realtà è una scelta ponderata, in quanto i corni dei buoi contengono grandi quantità di silice, esatto, che secondo Steiner presenta delle relazioni, che ovviamente non si vedano, certo, con i pianeti, con la luna, infatti, con l'attività lunare, il biodinamico, e quindi questo poi si va, esatto, a ripercuotere poi nel terreno. Sì, sì, ma infatti poi il biodinamico segue le fasi lunari, quindi crescente, decrescente, la luna tende a dare cose in più al terreno e quindi a crescere l'uva nel miglior modo possibile, però sempre con l'aiuto dell'uomo, però pur rispettando sempre la natura e tutto ciò che lo circonda. Si può dire magari nei vini convenzionali è più l'uomo che incide sulla natura. Il vino convenzionale è l'uomo che, come dici, che incide sulla natura, è l'uomo che prende per le corna la natura e la porta verso una propria direzione. A ottenere un suo risultato che vuole lui, che vuole l'altro persona. Invece è l'uomo, esatto, che invece contrario. Asseconda, è come un fiume, sì, sì. Assecondi la direzione del fiume, il letto del fiume. Mi piace particolarmente sentire le caratteristiche di un vitigno, quindi con questi allevamenti si tende più ad esaltare le caratteristiche di un vitigno, ma soprattutto la relazione tra vitigno e territorio, perché ovviamente Sangiovese si può trovare in Toscana, in Emilia Romagna, ma anche in altre parti, però ovviamente ci sono vini differenti a seconda del territorio, quindi la relazione tra vitigno e territorio, il famoso terroir, è importante, e nelle vinificazioni biodinamiche principalmente questa cosa si sente maggiormente. Nella convenzionale si tende a standardizzare il prodotto, cioè, esatto, tende a limare tutti i difetti in maniera da creare un prodotto standard che tende ad essere anche simile o uguale in tutte le annate. Esatto. Ovviamente questa tecnica viene utilizzata soprattutto dalle grandi aziende che devono presentare un prodotto tutti gli anni, creano una linea di prodotto e quindi devono anche presentare tutti gli anni lo stesso prodotto con le stesse caratteristiche, e quindi intervengono in quel senso lì. Il vino biodinamico invece, o comunque il vino naturale in genere, se ne sbatte della standardizzazione e va a ricercare, come diceva lui, va a ricercare l'interazione fra il vitigno e il terreno, e il suolo e il luogo dove è l'elezione del vitigno, e quindi di conseguenza tutte le altre varie componenti, il suolo, il clima, vanno poi a incidere sull'annata. E oltre al vitigno, cioè abbiamo il vitigno come componente, e poi abbiamo il suolo, il clima, il lavoro dell'uomo, e il lavoro dell'uomo che va a incidere sull'annata. Ma poi quindi io ovviamente cosa trovo un prodotto che ogni anno è diverso, riesce a individuare le varie annate e a esaltare le varie annate, e oltretutto riesci a capire le caratteristiche del vitigno coltivato in quella particolare zona. Perché se torna lì, il Sangiovese viene coltivato anche nella Napa Valley, ci sono dei produttori di vino convenzionale che te bevi il Sangiovese americano e il Sangiovese toscano e trovi caratteristiche molto simili. Esatto. Mentre secondo noi il bello del vino, del vino naturale, è che il Sangiovese prodotto in Toscana è completamente
deve essere completamente diverso da un sangiovese coltivato in a valle. E questo è il suo bello. E quello è il bello del vino, e ogni vitigno nella sua regione, il suo terroir ideale, dà vini completamente differenti. Il Riesling, che è un vitigno nordico, dà dei risultati se coltivati nella Mosella, se coltivato in Piemonte o se coltivato in Australia. Vini territoriali sono... Il problema è che con i vini convenzionali, con gli aviti selezionati... Esatto, volevo arrivare lì. Gli aviti selezionati che tendono a standardizzare i profumi, perché ovviamente poi la massa ha individuato in quel vitigno alcuni tipi di profumi, e quindi queste aziende devono mantenere lo standard di quegli aromi. Quindi per mantenere questo standard vanno a iniettare questi lieviti selezionati, che poi danno nella fermentazione sempre e soliti aromi. La differenza sostanziale tra vino convenzionale e vino naturale è anche quella che un Chardonnay prodotto in Borgogna deve avere degli aromi completamente diversi rispetto a uno Chardonnay prodotto in Toscana. Invece il vino convenzionale rischia di omologarli, e c'è il rischio di avere due vini, due Chardonnay, uno prodotto in Toscana e uno prodotto in Borgogna, che invece presentano aromi praticamente sovrapponibili. Per esempio, nella Borgogna abbiamo lo Chardonnay, nella Borgogna del Nord, di Chablis, Côte de Nuit, ha settori più di fiori delicati, frutta gialla, però acerba. Se vai nella Borgogna del Sud, è una zona più calda, quindi troverai aromi più intensi, più frutta matura, ananas, frutta tropicale. Non è possibile che te li trovi, e la Borgogna si trova a latitudini molto elevate rispetto, per esempio, all'Italia. È impossibile che uno riesca a trovare gli stessi aromi di uno Chardonnay prodotto in Puglia. Questo è il risultato dei vini convenzionali. Ma i lieviti sono fondamentali per il vino, ed è il bello che, appunto, nella biodinamica, nei vini naturali, questi lieviti non possono essere selezionati, ma solamente quelli che trovi nel grappolo, nell'uva in sé, solo quelli che puoi usare per far partire la fermentazione. Quindi, avendo la fermentazione, di conseguenza, il vino che degustiamo ora è parte dai lieviti che ci sono proprio nella buccia dell'uva, che sono lì. Quindi non sono lieviti selezionati, lieviti esterni, bensì lieviti che nascono nel momento in cui nasce il grappolo, poi ci sarà la vendemmia, e quindi sporta dietro, il produttore sporta dietro sempre. Bisogna andare all'origine di Orange Wine. Si torna al discorso della Georgia, le anfore interrate, il perché dell'anfora interrata, perché loro pensano che l'uva viene prodotta grazie al lavoro del sole con la terra, e loro pensano che poi dopo la fase successiva sia che l'uva ritorni all'interno della terra, e quindi vengono messe le uva macerate all'interno delle anfore interrate sottoterra. Questo è il motivo. Il discorso della naturalità può essere interpretato che ovviamente una concezione di vino così, cioè che ci devono essere semplicemente gli elementi, sono l'uva, la terra e l'uomo, che ha solo compito di trasportare le uve dalla pianta e metterle all'interno dell'anfora, sia semplicemente questo, che ovviamente il vino, la naturalità del vino risiede proprio in queste componenti. Non c'è scritto da nessuna parte, non ho forza dinamico. Oh, esatto. È l'origine che prevede che sia, comunque, come dicevo ora, ci sia una naturalità intrinseca nella produzione di questo tipo di vino. Sì, è presto detto che comunque gli orange wine si sono diffusi soprattutto nella quasi totalità delle aziende che producono comunque in maniera naturale o biodinamica, perché comunque è un... È il metodo di produzione che permette in voglia a parlare di vini orange, vini naturali. E uno pensa magari a subito la vendemmia, cioè un po' di pressatura, e poi viene messo subito nella macerazione. Perché è la concezione della produzione del vino orange. Perché il vino orange alla fine è un vino bianco lasciato macerare, come il vino rosso. Quindi alla fine il contadino più umile può fare un vino orange. Non ha bisogno di macchine. Non ha bisogno di nessun e tipo qui di però si ritorna... di uva,
la lasci lì, la lasci macerare più o meno tempo, però forse poi senza pressata, quindi non hai bisogno né di una pressa. Però è vero che ti riporta magari alla concezione di vino storico, vino naturale, perché non c'erano elementi né chimici né il lavoro dell'uomo era pressoché quello di prendere l'uva, di pressarla e di metterla subito in macerazione, anche per conservare il vino. Perché una volta messo subito in macerazione il vino tende un po' a tutelare. Acquisisce i tannini e quindi si conserva. Infatti non c'è più delle volte solforosa, non c'è elementi del genere e quindi più delle volte si tende a parlare di vini orange come vini naturali. Questo potrebbe essere un minore interventismo umano. Esatto, perché alla fine. Macerazione, poi il tannino. Alla fine l'uomo non fa grandi cose, non fare vino macerato. Infatti si parla non ha bisogno nemmeno d'affinamento, esatto. non c'è bisogno di o di botti grandi. Alla fine prendi l'uva, la fai macerare più o meno tempo, la pressi e non dimentichiamoci e poi la puoi mettere direttamente in cemento, in acciaio. L'orange è il metodo più vecchio con cui si facevano i vini, metodo di produzione più antica al mondo.